Il video del Calippo? No, non l'ho visto, fa vedere. Ragazzi, nuova tappa del Calippo Tour. No, ma che cosa carina, hanno fatto il tour del Calippo, un tuffo nel passato. Io non ho mai capito se preferisco quello al limone o quello alla cola. Devo continuare a guardare il video? Ragazzi, sono appena arrivata in stazione. Ah, in stazione, che cosa particolare, pensavo facessero il tour sulle spiagge italiane, non lo so. Quando il signore che è venuto a prendermi. No, non sto capendo. Sì, io vado a mangiare i calippi per tutta l'Italia. Sto Veramente sono un attimo confuso, non vorrei fraintendere, ecco. facendo un tour, Calippo Tour. Io vado in ogni città, paese, capoluogo e succhio un cazzo. Cioè, magari anche più di... Ah, proprio così. Cioè, io mi sentivo in colpa perché stavo iniziando a fraintendere. Cosa ne penso? Io penso che ci sono tantissimi ragazzi giovani che vogliono diventare famosi per avere soldi facili, fare una vita agiata. Ma il problema di fondo è che quasi la totalità di questi ragazzi non hanno né arte né parte. Quindi per diventare conosciuti devono andare virali con uno scandaletto, come nel caso di questa ragazza. E voi direte, ma tu però ne stai parlando. Infatti, scommettendoci la reputazione, ha fatto centro. Ma c'è un grosso problema di base che questi ragazzi non sanno. La dura verità è che non basta andare virale. È difficile rimanere sulla cresta dell'onda e se non hai né arte né parte, è impossibile. Tempo che il video gira tutti e poi la gente non saprà neanche più chi sei. Ah, tra l'altro non è l'unica, è già in buona compagnia. Ragazzi, eccomi, sono arrivata a Firenze per Calippo Tour, finalmente. Come di Sandy, in un futuro tutti saranno famosi per 15 minuti e i loro sono già passati. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, senza insultare le ragazze perché sennò con i vostri insulti ci pagano casa.